poesie d'amore tratte dal mio ultimo libro, che in realtà è un ebook, che si intitola Le cose stesse, pubblicato dalle edizioni Matischio e che si trova ovviamente dove si trovano gli ebook, cioè su internet. Sono due brevi poesie d'amore. La prima si intitola Yoga. Tu, un'amica mi ha detto che adesso simpatizzi per il veganismo e già so che fai yoga e acroyoga, ami la bellezza e la natura. Forse stai attenta a non calpestare un insetto. Forse hai uno sguardo buono anche per ragni e scorpioni. Questo è molto bello, ma vorrei farti notare che quantomeno dal punto di vista scientifico, biologico, sono anch'io al momento un essere vivente. E sono in ansia per te. Una parola me la potresti dire, o concedermi almeno lo sguardo buono che forse concedi ai ragni e agli scorpioni, che tutto sommato credo di essere meno velenoso di loro e più in ansia di loro per te. Anzi, guarda, secondo me ai ragni e agli scorpioni di te non gliene fonte un cazzo. La seconda si intitola Ma se noi. Ma se noi facciamo un giro con la Vespa quando la strocco a mio figlio e facciamo i lavoretti per pagare le bollette e ti preparo colazione con il burro di soia e troviamo le cose per terra e ci baciamo e guardiamo accendersi il campanile e ceniamo a un'ora qualsiasi con mozzarella e pomodoro e basilico. Ma se noi parliamo di tutte le cose del mondo e ci buttiamo sul letto a un'ora qualsiasi e facciamo l'amore e andiamo la sera nei posti dove si sente la musica gratis e la poesia e ci mandiamo gli SMS se appena un giorno restiamo lontani e ci diciamo gli odori e ci diciamo gli altri amori, ma se noi la casa è piena di scatoloni e lo yogurt del discount da 1 euro al chilo, a un'ora qualsiasi facciamo l'amore e ci addormentiamo nudi e ci stupiamo che sia passato il tempo, ma pazienza, lui passa, noi per mano, noi tu come puoi pensare che ci manchi qualcosa?